Ciao giovani, bentornati sempre qui al CAP e bentornati sempre qui sul canale. Oggi, come state vedendo alla schermata, iniziamo subito parlando della nuova carta delle spot, no? Questa nuova carta che si accatasta sicuramente in quel mazzo che noi stessi amiamo imbatterci contro, stiamo parlando ovviamente dell'ETA, ma ho visto anche altri mazzi inerenti. Ora vediamo se ci esce intanto, perché qui non solo c'ho una chiavetta, ma c'ho tutte queste belle riserve del collezionista. Ma penso che mi daranno 200 di crediti per prendermi un'altra chiave, in tal caso che non me lo dà a prima botta. Che comunque posso dire la mia. Ora, le apparenze sono molto soggettive, raga, però, cioè, a me questa fa impazzire. Cioè, a me piace. Fa impazzire un parolone. E anche perché non c'ho variante né di Gladiator né di X23, ma questo è veramente, ma veramente, non lo so, un aggettivo stupefacente. Ok, detto ciò, fammi vedere che cosa mi dai. Ti prego, dammi subito la carta, così mi levo dai coglioni, frate. Va bene, oh, nel senso, quella chiavetta me la tengo per le prossime spot, anche perché le prossime spot, raga. La carta nuova che uscirà la prossima settimana è inerente anche a questa carta qui, capito? Ora non mi ricordo bene o male che cazzo fa quell'effetto, ma oggi parliamo del grande Corvus Glaive. Adesso faccio vedere i mazzi. Allora, questi tre mazzi li ho presi direttamente da Private Snap Zone, quindi potete benissimo andare a cercarveli. Uno, Electro Ramp, che già non lo so, mi intriga questo mazzo e penso che è quello che andremo a utilizzare oggi, poi ovviamente. Una discard normale con Collector Daily Carrier, ovviamente bello forte, mi piace, sfizioso, e poi un discard bello normale. Quindi io direi che siamo qui perché non provarlo Electro Ramp, no? Sono curioso di vedere l'effetto che faccio. Abbiamo Ela, ovviamente, bella carta, insomma, e vediamo se ha peggiorato le cose all'interno del meta questa carta. Oppure no, è giocabile, ok? Vabbè, la spiegazione del mazzo, raga, è presto detto, nel senso che nell'Electro Ramp abbiamo Electro di turno 3, sapete, ti dà il più 1 di energia massima, e però abbiamo l'effetto Unguing che dobbiamo giocare solamente una carta per turno. Quindi, già che questa carta ci scarta due carte e prendiamo anche un più 1 di energia massima, a noi ci fa veramente comodo, perché con Ela possiamo ovviamente farcele riprendere tutte in mano. La cosa buffa è che c'è Helicarrier, raga. Cioè con Helicarrier e il Devil Dinosauro secondo me si possono fare veramente parecchie cose. Poi abbiamo anche il Collector, non sottovalutare. Però andiamo, dai. Andiamo a vedere sto mazzettino come viaggia. Che numero è? Comunque, scusami. Ok, 20, vamo. Io sono veramente curioso di vedere che cosa può fare sta carta. Ora, intanto iniziamo dal pescarla e poi valutiamo. Bello, non parlo più, frate. Scherzo, non parlo più. Ora abbiamo belle due carte che possono essere scartate come Helicarrier e Doctor Doom. Baronia di sinistro. Ah, fratello, non mi puoi mettere il Baronia di sinistra con Corvus subito che lo devo provare. Ma io te lo gioco direttamente. Me ne frego che perdo sto game, nel senso. No? Alla fin fine noi non dobbiamo vincere. Fratello, gioco. Lo gioco. Forza. Mi dà più uno di energia massima adesso. E quindi vado a 5. L'unica carta che io posso giocare di bella forte adesso è il Devil Dinosauro. Perché non ne ho idea di giocarli? No, vabbè, no, non lo gioco in mezzo. Oddio. Aspetta. Aspetta, pazzo, perché se io lo gioco adesso, cioè mi scarta 2, 4. Vabbè, ma a me che cazzo me ne frega? Ma proviamola, no? Ci abbiamo anche grande tela. Quindi, volendo. Che bello l'effetto. Ok, tanto le scarterà tutte. Ok. Oh, guarda che non prende Helicarrier, frate. Guarda che non prende Helicarrier. Ok, l'hai preso. Ok. Ora, non mi scarta uno Swarm, ma scartami una di queste qua. Come non detto. Vabbè, raga, trastate, ma. Ora, a quanto ammontiamo per sapere? Per non di cose. Ma siamo seri? 8. Wow. E gioco Blue Marvel Cagliera, ma a me che cazzo me ne frega, nel senso. Tanto sto game è andato al bar, frate. Sto game è andato veramente al bar. Ma vi immaginate che becco Ela così a caso? Tanto ormai, caso per caso, fortuna per fortuna, lo proviamo, non lo so. Il ragazzo, boh, penso che è rimasto come a me. Però io l'ho giocato e lui l'ha subito.
Ok. Allora, la cosa che mi può andare... Ok, Snowguard, va bene. Loki. Ah. Ok, va bene, ci sto. Noi ci siamo cluggati lì con 20 punti, raga. Allora, va bene tutto. Frate, ma guarda lì. Ma guarda lì che sto vedendo. Allora, per essere io posso benissimo giocare una roba del genere, ma io passerei, sai. 3, 6, 7, non posso passare. Ma sì. Porta una sega se perdo, raga, veramente. Cioè, a me è bastato sto spettacolo. Ora, ok, ci sta la voglia. Come ultima carta, frate, fammi godere, dai. Anche tu ce l'hai? Ah, ok, vabbè, sì, giusto, ovviamente, ci stava. Ok, e tu scarti anche Odino. Ok, ci sto. Ci avrà Ela? Ci abbiamo prima noi, non possiamo pescare, va bene. Ma no, ma è capace che vinceva in qualche maniera Blanda e Buzzurra. Dai, ma cosa ho visto? Ma... cioè, raga, boh, senza senso. Senza senso. Cioè, è vero che è stata una giocata a cazzo che penso che da lucido, non da sano di mente, io non farei. Ma penso che tutti non faremmo mai una giocata del genere. Cioè, non ci stava, capito? Però, boh, ma è una win, così. Oh, che comunque... il più di energia massima è per ogni turno, capito? Cioè, non è da sottovalutare questa cosa, non è palese. Dice come Electro e quindi sì. Ora, vediamo come il secondo game contro un Cavaliere Nero. Possiamo, non lo so, fare qualcosa di interessante o meno? Lo Swarm, passo. Montagna e Veterinà. Cazzo. E qua ha briccato il mazzo. Che gioco? Lo Swarm, così, a buffo. Bello. Bello, beccati la roccia, ok, tranquillo. Ora, Blade, vedi che è inutile. Mi scarta Ela. Vabbè, non posso giocare nulla. Ok, death. Cioè che comunque sti mazzi con Ela sono così ormai, raga, siamo abituati a sta cosa. Mi va molto bene questa cosa, frate, sai? Mi va molto bene questa cosa. Però ormai Elettra a me serve, non serve. Non serve molto. O faccio Devil Dinosauro, che cazzo ne so, tipo Magneto, cosa. O Doctor Doom, sì. Potremmo pensare a una roba del genere. Lui ha un 12 da sfruttare e lo giocherà sul Regno dei Morti. Lo giocherà sul Regno dei Morti. Ma noi ci abbiamo Magneto, eh? E io come faccio a giocare se Magneto è su Dottor Doom? Non posso. Devi il dinosauro. Esatto. Gioca la spada lì. E lui è messo molto bene, sai? E lui è messo molto bene. Lui è messo molto bene. Molto bene è messo lui. E mo io? Che ti combino? Che lui mi farà Ela. Ma 100% mi farà Ela. E io non ho niente da scartare. Non posso vincere il game. Io non lo posso vincere il game, dai. Oh, vinco. Oddio. Ma non ha senso fa sta cazzata. Io lo so che non ha senso fa sta cazzata. Paramagneto qua è una verità cazzata. Cioè, è vero che gli sposto tutte le robe. È vero che c'ho, non c'ho più io, quindi non è inutile. Re. Veramente inutile una cosa del genere. Ma sì, per il me. Ha giocato Magneto lì? Sto bastardo. Dai, oh, stiamo provando il mazzo, raga. Stiamo provando il mazzo. Aspetta che mi abbevero. Cioè, nel senso, voglio un attimo capire sta meccanica. A time. Così mo dice. Che mi serve adesso a time? Non mi serve a nulla. Però il Dr. Doom, io, sai che? Lo manda al bar.
voglia se lo mando al bar intanto Doctor Doom. Dici reality, va bene. Clint arcifotto. Alla grande, tra l'altro. Ora, che mazzo c'ha l'avversario? Potrebbe avere veramente un Thor come il suo avatar? Ne dubito. Ne dubito. E mi interessa a me fare una cosa del genere, ma sai che forse sì, dai. Peschiamo pure la carta. Ora, in questo mazzo non mi è capitato manco una volta ancora il collector. Adesso che faccio? Tento la sorte col Corvus. Ma ne vale così tanto la pena tentare la sorte col Corvus? Passo. Blob. Batman. Ma mi sa che lo devo fare adesso. Eh sì, lo devo fare adesso. Facciamolo qua. Bravo, anche Electro lì. Ma Maria, ma è matematica la cosa? Ma è veramente matematica? Cioè, ora, io voglio sapere qui sotto, nei commenti, quante volte giocate Ela, no? Ela si gioca prettamente con carte di discard, quindi quante volte la vostra Lady Sif, in questo caso, quante volte il cazzo di corvo di merda, no? Vi scarta Ela, quindi tutto il mazzo inutile, e io ci posso provare ugualmente, capito? Però mi ha scartato tutte le carte, io c'ho Collector, Swarm e Odino nel mazzo, tu non giochi Ela. Allora, aspetta, eh. Lui ha una carta a disposizione da poter giocare, ok? Dove la gioca? Su Clintar? O sul Santuario? Secondo me lui si aspetta che io gioco sul Santuario. Ok? Quindi molto probabilmente lo andremo a perdere sto game, ma io voglio fare sta cazzata. Sono un coglione. Dai, è vero, c'è la gigante, tra l'altro. Dai. Capito, ragazzi, cioè, quante volte cazzo giocate la, come nel mio caso, e si bricca in questa maniera, lo gioca l'avversario in qualche modo e gli va divinamente. E tu che devi fare? Devi prendere il gioco e mangiartelo. Oppure cambi mazzo, dici tu, ah, voglio se cambi mazzo in questa maniera. Facciamoci un'altra, dai, facciamoci un'altra, ma questa sarà fortunata, me lo sento, dai. Se me la trovo la partita, ovviamente. Ok. Top 2000 per il ragazzo, va bene. E l'ha in mano. Il corvo, perfetto. Dobbiamo fare il déjà vu della partita scorsa, perché ci sta, dai. Dai, lo possiamo rifare. Per il content, dici? Ma per il content sto paro di palle. Allora, no, 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 no. Perché wave? Perché wave? Perché una cosa del genere? Nel senso, io faccio Electro. No, io faccio il corvo adesso. Di turno 3. Non l'ho ancora provato a fare il corvo. Oh, vedi, 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 dai, 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 stiamo iniziando a ingranare, fratello, dai, mi piace questa cosa, mi piace questa cosa, Sandman, bello, lo rovino io, no? No, scherzavo, è la carta del campo, dai, è la carta del campo, quindi non ci avrà sicuramente un bounce, va bene, a me serve fare questo? A me serve, voglio se mi serve fare questo. Facciamo Sandman, dai. E sta a combinare. Non lo so. Le idea? Ma mi sta regalando il game. Ah vabbè, non ti snappo neanche, vabbè, non ci sto capendo un cazzo, se mi permetti, nel senso. Era. Abbiamo tre carte da scartare, che sono Wave, Magneto e Devil Dinosauro, ok. Vabbè, Devil Dinosauro quanto sarà? Quanto è l'effetto del dinosauro che non mi ricordo? Un più 2 di forza per ogni carta. Ok, quindi va a 9. Insomma, capirai. Vabbè, frate, ma lui che può giocare? È un lockdown? È un Doctor Doom? Senza senso sto game.
Però boh, nel senso, in questa maniera Wave, sì, Wave, vabbè, è là un attimino che è girato un po' di più, capito? Non era neanche un lockdown. Ma che cazzo era sto mazzo? Oh. Cioè, ho capito che si deve provare sto corvo, ma che mazzo stiamo incontrando? Ma che mazzo sto usando? Cioè, ma io sono sicuro che sto mazzo, nel senso, sarà veramente molto giocato. E sarà veramente molto forte, capito? A me mi sta briccando sto bastardo, capito? Ora, che la Shulk mi dai, capito? Anche la Shulk, e di nuovo Ela ancora quando devo giocare il mio corvo, capito? Deadpool, tu sei un destroy, va bene. Vediamo chi la spunta. Anche Magneto ci sta come cosa. Ma io quasi quasi lo Swarm lo gioco. Cioè, lo potevo giocare perché ormai, capito? Io sono andato molto veloce. Allora, bello anche il Collector. Bello anche il Collector. Ma se lo faccio al turno 4 si incazza qualcuno? No. Vabbè, ma non penso di prendere il Collector, dai. Cioè, raga, se mi prendo un'altra volta la so fregato. Cioè, frate, c'è una possibilità su 6. Frate, che cosa ti devo narrare? Cosa ti devo narrare? Sì. Però, sai, Collector, non ha senso neanche scartare a sto punto, sai. Non ha senso neanche scartare. Non ha senso neanche scartare. Magneto inutile adesso. Che mi fa Venom? Che cazzo mi fa lui? Boh, fammi giocare intanto ste robe. Dai, ste due robe le gioco. Venom, Hulkbuster. Ok. Killmonger, perfetto. Ok. Ma come vinco sto game adesso? Tanto Killmonger viene qui. Però noi turno 5 adesso possiamo pensare di fare Shulk. Bello, Sandman, gli do parecchi grattacapi con Sandman. Sai? Ma sai che sì. Ma sai che sì, fai un attimo sta giocata. Metti che lui adesso su sinistro mi fa Venom. Non lo so perché mi ispira che lui mi fa Venom lì. Però lui c'ha nullo scontato. C'ha detto che sicuramente sarà a costo zero. Perché una scarta. No, non sarà zero. No, non sarà zero ancora. Però capito. Io che cosa andrò a fare? Andrò a fare Odino sul gran portale. Sì, va bene. Ok. Anche perché Sandman lo distrugge al destroy. Visto che c'è Campi Elisi, capito. Lui può giocare solamente una carta. Frate, sarà nullo sicuramente. Perfetto. Stupiscimi, frate. Nico. Disastro. Disastro, frate. Disastro. Disastro. Ok. Ok, perfetto. E mi sa che possiamo abbandonare perché lui ha usato Shag su Magneto. Sì. Sì. La voglia. Ma Doctor Doom non mi serve a nulla, guarda. Perché dove gioco lui? C'ha Venom, c'ha il punto e c'ha... Cazzo che gli frega, dai, via. Cioè, hai capito? Magari ci sono delle giocate in più, delle skills che magari io che non gioco così tanto Ela perché non mi piace come mazzo, magari non le so, ok? Però, nel senso, in questo mazzo sto corvo spinge, regà. Ma perché spinge? Perché è vero, perché è forte la carta in un Ela, capito? Ma come sicuramente lo sarà in un discard, come lo proveremo, e sicuramente lo sarà come... Questo mazzo mi ispira di più, comunque. Però, regà, è questo. Ma metti che il corvo ti prende Ela, ma tu che fai?
E vai a rigiochi, nel senso, non è che puoi fare chissà che cosa. Però alla fin fine la carta mi piace, la carta è simile a un elettro. Però tu non sei forzato a giocare solamente una carta. Quindi molto bella questa cosa, questa sinergia che c'hanno queste due carte. Il problema è sempre uno, raga, che voi andate a giocare Corvus e il mazzo briccherà male e andate a scartare Ela. L'opponente invece nel sesto identico game farà Ela e farà tutte le carte che le scarterà con Corvo e con Blade e con chi cazzo volete. Capito? Bella.